Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio Economia e Mercati Open Market. Come al solito abbiamo il nostro esperto Alfredo Pauciulo che nell'ultima puntata conclusasi di recente eravamo rimasti diciamo sul vertice di Bruxelles dove tutti i capi di governo erano diciamo intervenuti insieme anche Hollande e tu Alfredo ci hai lasciato con un barlume di ottimismo direi. Vogliamo continuare proprio da qui? Sì, direi che cosa opportuna ricominciare proprio da quel punto perché con Marco lasciamo in sospeso la questione, dato che il vertice era da poco concluso, si era da poco concluso, e ci lasciamo con una sana vena di ottimismo perché dalle dichiarazioni che ascoltammo sembrava in quel vertice fossero prese delle decisioni che andavano in un senso di politiche economiche per l'Europa meno rigide. E quindi più orientate alla crescita, e questo sembrava un cambiamento di linea politica economica dell'Europa. Salvo però, ci lasciamo, disse: Ok, però vorrei un attimo prima approfondire per vedere se questi proclami poi nella sostanza sono verità oppure in realtà sono l'ennesima deformazione della realtà. E bene ho fatto a lasciare questo dubbio perché. Andando poi ad analizzare nei giorni seguenti ciò che era stato deciso al vertice, in realtà mi sono accorto, ma non sono messo una cosa in questo secondo me, ma che blogger o anche diciamo, professori di economia che si occupano di queste questioni hanno analizzato bene quello che è stato approvato, in realtà non è stato null'altro. Che aveva avallato quello che già era stato approvato in precedenza, cioè il meccanismo di funzionamento del fondo salva stati, che in Italia ancora deve essere ratificato, sarà in fine del mese, e dando la possibilità che il fondo salva stati poi si faccia, diciamo, dare la mano pratica dalla BCE nel fare gli acquisti veri e propri sul mercato, ma la BCE agirebbe da mandatario. Ciò che significa? Significa che in realtà non ci sarà né stampa di moneta, né Eurobond, né nulla di tutto questo, ma ci sarà quello che già, di cui si era già parlato, cioè ci sarà questa specie di grosso hedge fund pubblico in cui parteciperanno i vari stati dell'Europa, ognuno mettendo una quota di capitale pro capite, e a cui parteciperanno anche delle istituzioni finanziarie, e che metteranno questo capitale insieme in una società che è prima una società privata, la quale opererà con leva finanziaria, quindi come se fosse un hedge fund, quindi metteranno, non so, per farti un esempio, 1.000 euro per comprare 10.000 euro di titoli, e la Banca Centrale Europea, sul mandato di questo fondo, acquisterà buoni del tesoro italiani, spagnoli o di altri paesi in difficoltà, al fine di far ridurre gli spread di mercato. Il problema è noi Italia, per esempio, non ci tocca di finanziare il fondo con 50 miliardi di euro, ci è di ritorno un interesse del 3%, però noi quei 50 miliardi sostanzialmente dobbiamo recuperarli sul mercato al 6%. Quindi, insomma, si tratta di un'operazione che continua ad arricchire i paesi forti economicamente dell'Unione. Forti sulla carta perché andrebbero approfondite, sarebbero approfondite tutta una serie di questioni sui debiti privati, eccetera, eccetera, per cui la realtà potrebbe essere diversa, però ne abbiamo parlato in altre puntate, ne parleremo in altre ancora di questo. E dicevo, questo meccanismo, anziché unire anche politicamente l'Europa, continuerà a distruggere l'Europa democratica, continuerà a distruggere l'Europa dei popoli e dei cittadini e favorirà invece sempre di più un'Europa oligarchica, un'Europa fatta da un'elite di burocrati e di finanzieri, ma non di finanzieri. Io distingo tra finanza, tra virgolette, buona e finanza, insomma, tra virgolette, cattiva. Quindi là sarà ci sarà insomma un'accozzaglia di personaggi che alla fine non farà altro che aumentare il divario tra i paesi del nord Europa e quelli del sud Europa e quel meccanismo, sebbene nel breve termine potrà determinare delle riduzioni degli spread
sui paesi maggiormente indebitati, costringerà allo stesso tempo però questi paesi a firmare dei memorandum affinché svolgano delle politiche economiche sostanzialmente sotto il controllo della Troica, cioè della BCE, del Fondo Monetario e della Commissione Europea, e che sono comunque misure di rigidità, di rigore. E il rigore purtroppo serve solo a ripagare i debiti, non serve a far crescere. Quindi il dubbio che ho io, ma che hanno in molti, è che tutta questa operazione non serve altro che a tutelare i creditori di questi paesi, ma non sia in realtà qualcosa che favorisca l'Unione Politica Europea né favorisca i cittadini europei. Diciamo, è un po' come se fosse un commissariamento fatto per tutelare i creditori privilegiati di questa Europa. E dove la Germania e altri paesi guadagneranno anche da questa operazione, perché si indebitano Stato e ne avranno come ritorno il 3%, mentre altri paesi come l'Italia dovranno mettere i loro bei 50 miliardi, indebitandosi al 6% anche su questi 50, salvo poi ricavarne il 3% e allo stesso tempo subire delle misure di austerità che, ripeto, non è vero, come ci viene continuamente detto anche dal capo del governo Monti e da altri, che l'austerità poi ci porterà alla crescita o che l'austerità ci fa uscire dal debito. È un grande falso questo, perché se basti pensare che quanto più tu aumenti pressione fiscale e tagli la spesa in maniera indiscriminata, anche se facendo insomma una certa attenzione, tagli la spesa improvvisi, molto eccessivi, e aumenti la pressione fiscale molto eccessivi ti conducono a diminuzione del PIL, del prodotto interno lordo, che sono tali per cui quello che tu recuperi con le tasse o con i tagli per la spesa per ripagare parte del debito, in realtà ti fa avere una diminuzione del prodotto interno lordo di gran lunga maggiore, per cui ti puoi ritrovare a fine anno che magari ti scende il debito da 2.000 miliardi di euro, ti scende a 1.980 miliardi. Ma magari il rapporto tra prodotto interno lordo, tra debito e prodotto interno lordo, anziché essere al 120, te lo ritrovi al massimo, perché avrei una riduzione del PIL del 3-4%, perché alla fine quest'anno ci avviamo comunque a perdere 2,5 punti di PIL. Quindi in questo senso, insomma, ritenendo che le persone che ci governano sono delle persone preparate nel campo, specifico il professor Monti, credo che lui abbia ben presente questo problema, e quindi avvolto il sospetto che lui, anche forse il suo malgrado, faccia gli interessi dei creditori privilegiati di questa Europa. Ecco, e quindi quella speranza che c'era nel vertice di Bruxelles alla fine è andata in fumo, perché non si è trattato di null'altro che di fare il buon viso per far passare qualcosa che già era nei fatti, già era negli atti che gli stati ratificano, con un'aggiunta. Che quel fondo salva stati non verrà più solo utilizzato per salvare gli stati, ma anche ed eventualmente i sistemi bancari dei vari paesi in difficoltà. Il che significa che io, Stato, mi devo indebitare per quel famoso 6% a cui attualmente posso indebitarmi, per non solo finanziare gli altri paesi in difficoltà, oltre che noi stessi, ma per finanziare anche i sistemi bancari. Voglio dire, siamo di nuovo rispetto all'ennesima socializzazione delle perdite. Capisco che il sistema bancario è un sistema come è fatto oggi il nostro a livello monetario, è essenziale da mantenere in piedi, però c'è un limite oltre il quale non si può andare, perché la soluzione, questo tipo di soluzione non farà altro che rimandare i problemi, non li risolverà, ci ritroveremo fra 2 o 3 anni che salteranno, dovremo tutti, non solo probabilmente il sud Europa, ma pure parte di altri paesi, dichiarare dei default parziali sul debito. Tanto vale, a mio avviso, come ho scritto anche in privato, in alcune mailing list private, fare un default del debito quotato, sedendosi a un tavolo tutti, creditori e debitori, ma non solo dell'Europa, anche degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, dovunque in Occidente c'è un problema di debito e di credito. E fare una IALTA, io chiamo una IALTA della finanza, cioè far finta che c'è stata già una guerra,
sedersi a tavola e vedere come risolvere le partite di questa guerra, che sono i debiti pubblici e i crediti pubblici, rispetto a un debito, cioè un debito, come risolvere queste partite che ci sono a livello soprattutto occidentale, che a mio avviso, se non si fa in questo modo, a una guerra vera e propria ci si arriverà, salvo poi fare una nuova IALTA, ma dopo che hai sparato bombe o altre cose che non riesco a immaginare. Alfredo, io ti volevo fare una domanda, che poi altro non è che una dichiarazione di una persona che ti dico dopo. Dice, ecco che nel 2013 sarà un altro anno difficile, con la possibilità che si abbatta una tempesta perfetta globale, crollo dell'Europa, nuova recessione negli Stati Uniti, guerre in Medio Oriente, pesante crollo della crescita in Cina e nei grandi mercati emergenti. Queste dichiarazioni sono state svolte da Nouriel Roubini. Parlavi di Sì. pessimismo, andiamo oltre il pessimismo. Diciamo che l'analisi di Dubini a bocce ferme è una previsione possibile. Certe cose anche abbastanza più che possibile, diciamo, molto probabile su alcune cose, su altre magari è meno probabile, ma comunque possibile. Non so, il conflitto in Medio Oriente, eccetera, non c'è un legame. Di rapporto diretto causa-effetto, anche se in funzioni del genere che hai sui debiti mondiali, sull'economia mondiale, chiaramente ti può portare ad ulteriori frizioni poi sulla geopolitica e sul controllo anche per cui si può arrivare anche ad aggiungerci quest'altro elemento all'interno di questa tempesta. Certamente Rubini che insomma, anche sull'euro c'ha ragione, perché magari non sarà l'anno prossimo, ma se la politica sarà questa politica di rigore e dati i tassi di interesse attuali sui debiti pubblici, facendo calcoli alla mano, noi avremo un massimo per 7-8 anni, dopodiché bisognerà dichiarare in alcuni paesi almeno un default parziale sul debito, perché non riesco a immaginare, altrimenti bisogna fare un prelievo del PIL, di mezzo PIL per un anno intero e si è visto se è visto. Quindi visto che già mezzo PIL se ne va per tasse, facciamo che per un anno abbiamo lavorato solo per ripagare il debito e chiudiamo la partita e non se ne parla più. Diversamente andiamo incontro ad una situazione in cui l'euro indubbiamente non potrà essere ciò che è stato sinora. E quindi verranno fuori tutte. Verranno fuori questi problemi dell'euro, ci sarà la possibilità che si spacchi, poi bisogna vedere come, quando e in che modo e con quali frizioni geopolitiche e politiche all'interno dei vari paesi, per cui si spera ci si fermi a quello e non ad altro. Ed è ovvio che una situazione del genere avrà da manifestarsi anche negli Stati Uniti, anche perché gli Stati Uniti alla fine di quest'anno. Negli Stati Uniti terminerà, cioè scadrà il pacchetto di aiuti fiscali che era stato messo in piedi per la prima volta da Bush e poi risottoscritto da Obama, e che in sostanza questo piano di stimoli fiscali è quello che ha dato all'economia americana negli ultimi anni una percentuale di punti di crescita di circa il 5%, considerando che oggi pare che l'economia americana viaggi attorno al 1,5-2, insomma, a seconda delle stime, vuol dire che finiti questi stimoli anche l'economia statunitense andrà in rosso di prodotto interno lordo di almeno tra l'1 e i 2 punti percentuali. Quindi avrai che l'Occidente intero si troverà in una recessione globale, con in più il fatto che già ora la Cina. Gli altri paesi emergenti stanno anche loro rallentando, anche perché comunque hanno come mercato di sbocco anche l'Occidente, e in tutto questo avremo che anche il debito pubblico statunitense, il debito pubblico tedesco e quello inglese, che benché in rapporto al PIL ancora non hanno raggiunto dei livelli di guardia, tranne gli Stati Uniti che hanno ormai già, sono già al 115%, raddoppiato in circa 4 anni, che però finora si è diciamo, un po'. Comunque sembra di riserva il dollaro, per cui non scoppia ancora una volta. Cioè, il problema però è che nel momento in cui dovesse emergere questa situazione, questo tipo di situazione economica, avrei una, come dice lui, una tempesta perfetta, per cui tutte le persone scapperanno anche da ciò che in questo momento è più sicuro, come il Treasury Bond, cioè sarebbero i buoni del tesoro americano a lungo termine, e così come scapperanno dal Bund.
Io mi attendo, per esempio, che il Bund sarà una delle operazioni finanziarie, per chi fa operazioni finanziarie, tra le più redditizie nei prossimi mesi, cioè chiaramente in vendita. Cioè, chi venderà Bund con i futures probabilmente riuscirà ad avere grossi guadagni, se questa dovesse continuare ad essere la situazione. Perché per me nulla è scritto, direi possono anche cambiare le politiche. Mi auguro che questa tempesta perfetta, che può realizzarsi se queste sono le condizioni in campo, potrebbe realizzarsi anche in maniera più leggera o più forte, non sappiamo, però si tenga conto di questi avvertimenti affinché cambino le politiche dei vari paesi, dei vari governanti e non si arrivi a quel momento. E a lui Rubin mi pare che questo articolo faccia anche alle rivolte sociali che dovrebbero esserci, che giustamente purtroppo vedranno le persone che se la piglieranno chiaramente con quelle che insomma, siamo sempre i soliti, se la piglieranno con il capro espiatorio del momento, che saranno i cosiddetti banchieri e saranno i politici. Il dubbio è che non saranno né i banchieri quelli là che hanno commesso gli errori né i politici che hanno commesso gli errori, ma saranno magari quei 4-5 deputati radicali, che poveracci, che staranno al Parlamento per chiacchierare con le persone e si diranno gli sputi in faccia, come ha fatto Marco Pannella, insomma, l'anno scorso con Vignale, o gli italiani, e resteranno, così come non saranno i banchieri a pagare quelli responsabili, ma saranno i poveri impiegati di banca, come è stato in Grecia, sempre col primo movimento di Vignale o su Grecia, dove hanno incendiato gli sportelli bancari. Insomma, poveracci, sono rimasti due morti e erano due impiegati bancari, tutti dei quali non Credo. sa. A tal proposito, visto che parliamo anche della situazione italiana, cosa pensi delle dichiarazioni di Squinzi sull'operato di Monti, del governo? Anche là. Questa, ecco, questa dichiarazione fatta da Squinzi sull'operato del governo Monti e poi anche di rincalzo poi quella della Camusso e degli altri sindacati negli ultimi giorni in risposta al fatto che Monti diceva che la concertazione era quella che aveva rovinato l'Italia. Fermo restando, io penso anche che un certo tipo di concertazione possa aver creato problemi, ma un capo del governo non può rivolgersi in un modo tale. Cioè, ci sono modi, delle forme che diventano sostanze, vanno rispettate. Quindi nel momento in cui io osservo questo tipo di scontri di rimando, dove ognuno fa una dichiarazione, poi sono alcune abbastanza aspre. Squinzi per la prima volta un presidente di Confindustria che davvero gli dà il brutto a un capo del governo e viceversa un capo del governo che molto sottilmente ma gli risponde altrettanto di brutto, mi dà il segno che effettivamente ci siano delle forze in campo, alcune delle quali impavidamente cercano di arraffare tutto ciò che è possibile, di arraffare l'arraffabile perché già sanno dove si arriverà. E quindi vogliono salvare non so chi, perché poi bisogna vedere ognuno di loro che cosa rappresenta oltre che se stesso, e quindi salvare le proprie controparti interessate. Dall'altra parte hai uno Squinzi che magari avendo una conoscenza più approfondita di certi schemi, di certe situazioni dietro le quinte della politica, avrà detto quelle cose proprio per dare un monito e dire cambiate politica perché altrimenti in questa tempesta perfetta ci arriviamo e non ci dobbiamo arrivare perché non è quello che è nel nostro interesse come gruppi che rappresenta probabilmente. L'idea che mi sono fatta è che Squinzi sia a difesa della media e piccola impresa italiana, dell'impero industriale e economico italiano, e che abbia avvisato Monti di cambiare con questa politica di rigore. Quindi anche lui, come Berlusconi alcune settimane fa, ha detto insomma basta con la politica di rigore, qua bisogna ricominciare a crescere, certamente mantenendo i consumi in maniera più sobria, essendo più sobri nella spesa, certe cose non, cioè, certi eccessi non vanno assolutamente più continuati. Comunque iniziare un nuovo corso della politica ci porta quantomeno a stabilizzarci e a riuscire comunque in qualche modo a pagare il debito, altrimenti tutto finirà con aziende che chiudono, soprattutto le medie e piccole imprese, avremo solo delle grosse multinazionali, le quali avranno il 90% del mercato dei consumi e magari incasseranno pure di meno da questi consumi, perché poi ognuno in una situazione del genere di grossa povertà, perché se la cosa si protrae per vari anni avrà una povertà che andrà sempre
prendere più parte della popolazione, però avremo un mercato, la visione di lungo termine è di avere un mercato con pochi oligopolisti in ogni campo e che avranno molti consumatori e che consumeranno molto, di quali consumeranno molto di meno. Insomma, io questo nel 98 ebbi un, diciamo, vedendo il percorso storico dove si avviava, coniai un termine per definire questa tendenza che chiamai capitalismo comunista o capitalismo sovietizzato. Cioè, e poi ho scoperto non essere una mia analisi originale, cioè nel senso che ho scoperto che c'era quel grande che è Stuart Mill Fricchio, che nel suo saggio On Liberty, sulla libertà, già scriveva di questi problemi che il capitalismo, svincolatosi dal liberalismo, cioè dalle istituzioni liberali, poteva a un certo punto produrre questi effetti. Certo, lui declinava l'argomento per come poteva lui siamo nel secolo XIX, quindi parlava di un'equalizzazione della società, parlava di concentrazione, eccetera, ma è sostanzialmente il senso da qui, cioè avere una società che è solo privata di facciata, privata di pochi, tra virgolette, capitalisti oligopolisti, i quali di fatto determinano a livello globale quale era tutta la politica a livello globale. Quindi di fatto hai una concentrazione del potere politico ed economico in pochissime mani e hai quindi un'economia pianificata, solo che è pianificata da un capitale privato piuttosto che da un capitale Alfredo, io pubblico. volevo farti una domanda perché il tempo sta scorrendo e ci tenevo tanto perché magari Marco Marchese conosce bene la parola spread. Io non mastico molto di economia e questa parola la sento spesso al telegiornale. Ma alla fine cos'è sto spread realmente? Anche perché giusto ieri al meeting annuale dell'ABI il direttore di Banca Italia, Ignazio Visco, ha detto che lo spread dell'Italia non rappresenta il vero stato di salute dell'Italia, ma la sola ipotesi, diciamo benché remota, della rottura proprio dell'euro. Mi dai per favore il tuo punto di vista economico su questo? Sì. Allora, io partirei proprio da quello che ha detto il governatore della Banca d'Italia, Visco, ieri a margine del convegno dell'Associazione Bancaria Italiana. È quella che è una verità, perché si occupa di economia anche a livello dilettantesco, come posso fare io, e cioè che lo spread dell'Italia, lo spread è in realtà la differenza tra i tassi che paga l'Italia sul debito pubblico a 10 anni, meno la differenza tra i nostri tassi e i tassi tedeschi che vengono pagati dallo Stato tedesco sul Bund a 10 anni. Quindi quando si dice lo spread è a 450, significa che noi paghiamo il 4,5% in più di quello che pagano i tedeschi. Poiché attualmente i tedeschi pagano sul loro debito a 10 anni l'1,5%, significa che noi sui nostri titoli di Stato stiamo pagando il 6% sulle nuove emissioni anno sui titoli a 10 anni. Sarebbe per esempio più corretto parlare direttamente del tasso, dopo ti spiego il perché, vorrei un attimo concludere la sua dichiarazione di scritto. Qui, scusa, di Ignazio Visco. Visco, per dire questo, ci ha detto praticamente, guardate, se l'Europa fosse davvero fosse gli Stati Uniti federali d'Europa, se fosse una politica democratica e fiscale comune, cioè, tu puoi avere una politica fiscale in comune, ma la devi avere a livello democratico, se a livello centralizzato abbiamo fatto solo semplicemente un bureau sovietico. Mentre se fosse come negli Stati Uniti, una politica del genere non ti comporterebbe la spaccatura dell'euro, perché avresti un debito comune denominato in euro, che nessuno ti vende, dice, ah, l'ho fatto io, l'hai fatto tu, e ci si incolpa l'un con l'altro, ma sarebbe, ecco, unico. In quel caso là, se non ci fossero preoccupazioni sulla rottura del progetto Europa, perché rompere l'euro significa in qualche modo rompere il progetto Europa, qualunque esso sia, almeno per il momento, se prendessimo quindi l'economia dell'Italia così com'è, con una propria valuta, l'Italia dovrebbe pagare per come sta messa, diciamo, sui 10 anni potrebbe pagare tranquillamente il 4,5%, 4%. Quindi uno spread realistico, tenendo conto solo della situazione economica e senza considerare l'ipotesi
una rottura dell'euro, per l'Italia dovrebbe essere pagare tassi che vanno tra il 3 e il 4% su 10 anni, stando alla situazione attuale di tassi di interesse a livello mondiale. Chiaramente gli investitori, qual è la preoccupazione che hanno? Qua se si rompe l'euro, l'Italia va in una valuta che si svaluta, per cui io devo avere un premio ulteriore sugli interessi per i soldi che gli presto a 10 anni, perché se dovesse casomai sfasciarsi l'euro, quella svalutazione la recupero con quel tasso di interesse in più. Per cui anziché pagare il 3,5-4, quanto richiederebbe la situazione attuale a livello economico italiano, siamo così, gli investitori a livello internazionale ci chiedono il 6%. Quindi su questo Ignazio Visco, penso, anche se ha detto, insomma, sai, tra le righe ce l'ha detto con molta semplicità, però deve essere insomma, allenato a queste cose, ma ci ha detto sostanzialmente che noi stiamo pagando lo scotto. Che non è solo italiano, ma lo scotto europeo di una mancanza di una politica unitaria dell'Unione Europea, ma non una politica dei vertici e dei capannelli e degli interessi di multinazionali o di oligarchie finanziarie, ma che sia un'Europa, paghiamo lo scotto di una mancata unità politica europea, ma di una politica rappresentativa dei cittadini, di una politica democratica. E quindi ci ha detto questo tra le righe. Poi ecco lo spread. Lo spread perché, come ti ho spiegato, è questa differenza. Spread questo significa differenza. Solo che da quando è iniziata questa crisi nel 2008 pare che vadano molto di moda tutta una serie di termini tecnici mutuati dalla terminologia tecnico, tra virgolette, scientifica, finanziaria ed economica. A me sembra molto, in modo indipendente, spendere più e altro per sempre una cosa che si prende spesso o in qualche report insomma specializzato sembrano quasi il modo in cui vengono utilizzate è come se fossero dei moderni tempi. C'è cioè, un giorno magari secoli fa utilizzavi stanno arrivando le streghe, bisogna fare la caccia alle streghe, cioè era un modo per impaurire le persone, oggi non ci riesci più con la strega, col demone, e quindi ti inventi dei demoni moderni, ti inventi lo spread. Lo spread, lo spread, sta arrivando lo spread, l'uomo nero, insomma, ti permette di giustificare ogni nefandezza. E invece no, perché lo spread potrebbe. Faccio un esempio, noi abbiamo attualmente lo spread a 450, benissimo, ma per assurdo noi potremmo avere uno spread a 450 anche con i tassi a zero. Ti spiego come. Mettiamo per ipotesi per assurdo che a un certo punto il Bund tedesco paghi interessi negativi sul debito piuttosto che positivi, cioè che gli investitori, pur di essere sicuri, sono disposti a 4,5% allo Stato tedesco a 10 anni, pur di mantenere la sicurezza e i loro risparmi. Per cui avresti un tasso negativo del 4,5% sul Bund e magari uno spread a 450, significherebbe per noi stessi, significherebbe per noi italiani pagare lo 0%, perché ecco, meno 4,50, se aggiungi 450 di spread, sarebbe il 4,50% e arrivi a zero. Quindi già non è corretto utilizzare lo spread per impaurire, per differenziare tra me e la Germania, ma sarebbe più corretto utilizzare i tassi effettivi pagati, non il differenziale. Però ecco, in quel modo, a mio avviso, hai la possibilità di utilizzare uno strumento ancora più difficile da comprendere, perché fosse il tasso di interesse secco a 10 anni sui titoli di Stato sarebbe più comprensibile. E magari un cittadino italiano, sentendolo e paghiamo il tasso del 6% a 10 anni, non si preoccuperebbe più di tanto, perché caspita, in passato ne abbiamo parlato. Pagato pure il 12, 15 non siamo falliti perché ora dovremmo fallire, quindi monti a chi ne vuole contare queste cose. Mentre invece utilizzando il termine spread, spending review, riesce a creare una situazione tale che ti legittima a fare operazioni che non sempre sono nella direzione di quello che si dice, cioè del rigore cresce, non esiste rigore cresce. Alfredo, io purtroppo ti devo interrompere perché c'è un altro termine che noi purtroppo temiamo, che è il tempo. Il tempo a nostra disposizione è terminato in quanto poi ci saranno le altre trasmissioni e comunque tu ci lasci sempre questa la suspense di sapere come andrà a finire. E questa alla fine è una storia che ancora non sappiamo come andrà a finire. Quindi No. le informazioni che ci hai dato oggi sono utilissime perché ci danno la possibilità di vedere più chiaramente quello che purtroppo i media ci propinano giorno dopo giorno.
Quindi ti diamo appuntamento alla prossima puntata di Spazio Economia e Mercati Open Market. E io a questo punto cedo la regia a Donato Volpicella, dove lui appunto passerà poi alle altre trasmissioni. E ringraziamo ancora Alfredo Pauciullo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Alfredo. Salutiamo tutti i web spettatori, Riccardo anche. Certo, li Ormai salutiamo sempre, li salutiamo sempre. Grazie ancora come Alfredo e ragazzi. grazie a tutti. Alla prossima. Grazie a te, Riccardo. Alla prossima.